Ma rispetto a questo dualismo ambiguo tra parchi archeologici ed aree archeologiche, o per intenderci l'area archeologica insiste nella maggior parte dei casi su una zona già definita in senso pubblico o dall'essere un'area di proprietà del demanio dello Stato, per cui in realtà l'acquisizione tra i beni dello Stato è indice appunto di una sua forma giuridica molto ben determinata e non di un atto identificato come un'azione progettuale poi costruttiva da parte di un qualsiasi ente territoriale. E quindi vi dicevo, il dualismo è abbastanza pericoloso, perché poi in realtà la stessa area demaniale di Pompei è identificata oggi come parco archeologico di Pompei, d'accordo? Quindi risponde pienamente ai canoni indicati dal codice dei beni culturali del paesaggio, però a mio parere è comunque sempre un'area archeologica amministrata con i criteri delle aree archeologiche e quindi mancante di tutte quelle specificità che naturalmente oggi, a mio parere, stiamo qui valutando gli aspetti, attenzione, sempre considerando una buona parte di valutazioni personali, che sono appunto la nostra più o meno ampia esperienza di progettazione, gestione e riflessione sui parchi archeologici, ci permette oggi appunto di fare. Sempre parlando di valutazione di tipo personale, volevo però sottoporvi quanto gli effetti positivi, assolutamente positivi, che una legge regionale della Regione Lazio, cioè la 29 del 1997, ha avuto in termini di non solo di conservazione di 166.236 ettari di aspetti ambientali, relativi evidentemente agli aspetti ambientali della Regione Lazio, che sono naturalmente amministrati sotto forme diverse, dal parco regionale alla riserva naturale, via dicendo, al monumento naturale e via dicendo, ma anche e soprattutto in termini positivi riguardo al settore che ci interessa, cioè quello della conservazione del paesaggio archeologico. Perché? Perché molti di questi parchi regionali o riserve regionali in realtà rispondono pienamente al concetto di protezione del contesto archeologico, cioè non solo del monumento in sé, ma anche di un'ampia area di rispetto che non deve essere necessariamente vincolata ai sensi del vincolo archeologico, che sappiamo è sempre un vincolo puntuale e piuttosto restrittivo, ma invece tutelata all'interno di un paesaggio riconosciuto come tale per valori ambientali, ma anche antropologici e storici, quindi leggi archeologici. E questo è un indubbio punto di merito che ha consentito, per esempio, ad alcuni parchi della Regione Lazio, leggi il parco regionale Marturanum, che è steso su una buona fetta del comune di Barbarano Romano, che prende nome da un sito archeologico, il sito di Marturanum, cioè il centro etrusco sul quale oggi insiste l'abitato anonimo di Monterano, di San Giuliano, da alcuni identificato con un antico centro di nome Monterano, ma che comunque copre e protegge in primo luogo, sotto il profilo naturalistico, una notevole quantità di ettari completamente interessati da presenze archeologiche e quasi al centro dei quali si trova questo centro etrusco con le relative necropoli. È chiaro che basti pensare anche al parco dell'Appia Antica, al parco regionale dell'Appia Antica, che è distribuito su più di un comune, la parte più consistente è nel comune di Roma, ma il parco è evidentemente esteso anche sui comuni di Ciampino, per esempio, e nei comuni adiacenti, ed ha il merito di aver tutelato nell'integrità dell'asse principale, che è quello della via Appia, del corso della via Appia, una notevole zona di campagna romana incredibilmente sfuggita all'urbanizzazione, proprio per i meriti dell'istituzione, ovviamente precedente alla legge regionale 1997, di questo parco regionale. Quindi gli strumenti che abbiamo di tutela e protezione e conservazione dell'ambiente in qualche caso ci danno un'eccellente occasione per integrare
la conservazione, la protezione e anche ovviamente la valorizzazione dell'ambiente archeologico. E passiamo ai progetti che vi volevo illustrare con, anche qui salterò adesso da una presentazione all'altra, ma insomma in linea, la linea che contraddistingue questi aspetti è evidentemente sempre quella del confronto costruttivo tra identificazione di parti di notevole livello, caratterizzate da un notevole livello di conservazione dell'ambiente e la contiguità del sito archeologico. Ecco, ormai per me questa forma di dialogo, questa forma di contaminazione è quasi essenziale per riuscire a capire il livello, da una parte, di conservazione dell'ambiente e dall'altra per riuscire a impostare il grado di analisi del paesaggio archeologico circostante il sito. Paesaggio archeologico, l'interazione della trasformazione dell'ambiente ad opera dell'uomo per ricavarne e estrarne le risorse necessarie alla sopravvivenza delle comunità antiche. È la prima origine del paesaggio. L'analisi sia archeologica del sito, quindi lo scavo, l'identificazione attraverso lo scavo o anche prima nella ricerca di superficie del sito, e l'analisi poi successiva della vegetazione circostante o della geomorfologia del suolo circostante ci possono sempre dare indicazioni utili a percepire l'origine, la trasformazione, la conservazione o meno, la distruzione quindi del paesaggio relativo al sito archeologico. E questo è un dato con cui secondo me oggi l'archeologo dovrebbe sempre fare i conti, proprio nella prospettiva di dialogare sempre meglio e più strettamente con la pianificazione urbanistica da una parte, la pianificazione paesistica dall'altra. Allora, il progetto Vinum nasce nel 2004 viene finanziato da due enti privati, di diritto privato. Uno è la Fondazione Monte dei Paschi di Siena, l'altro è l'Associazione Nazionale Città del Vino, che raccoglie su tutta la penisola, su tutte le regioni italiane, in tutte le regioni italiane, comuni e privati che insistono su zone di vocazione, a forte vocazione vitivinicola, dal Piemonte alla Sicilia sostanzialmente. L'idea del progetto Minum è nata da una valutazione assolutamente casuale che feci a suo tempo quando ero direttore del parco di Populonia. Passeggiando nei boschi intorno al sito archeologico di Populonia, vidi che c'erano parecchie piante di quelle che mi sembravano piante di vite, essendo io abbastanza allora al di fuori della botanica della viticoltura, come si dice appunto negli ambienti tecnici degli aspetti dell'ampelografia. Ritenevo potessero essere simili alla vite, per cui ho cominciato a informarmi, ho cominciato a capire che la vite selvatica è un tratto caratteristico della vegetazione mediterranea e che nell'ambiente della vegetazione mediterranea, cioè nella vegetazione esposta alle azioni del mare sostanzialmente, mar Tirreno, mare Adriatico, mar Ionio, è quasi sempre presente, crescendo e sviluppandosi in prossimità di luoghi ricchi di acque, molto irrorati dalle acque, ovviamente dolci. Questa vite, dal progetto, dall'analisi, dall'osservazione di questa vite insistente in molte zone, io mi occupo di Etruschi, mi occupavo di Etruschi e spero di potermi occupare in futuro di Etruschi, ho sempre notato la propensione delle regioni, oggi Lazio settentrionale e Toscana, dal punto di vista sia geomorfologico che climatico, allo sviluppo di queste popolazioni di vite selvatica. Poi ho scoperto successivamente che si trattava di vite selvatica. Il progetto Vinum è nato da una domanda che abbiamo trasformato nel postulato del progetto. È possibile che insieme alla sopravvivenza dei resti archeologici anche l'ambiente possa in qualche modo aver mantenuto nell'assetto odierno contemporaneo alcuni tratti sviluppati e migliorati durante la frequentazione antica del sito? Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che è chiaro che non si tratta delle stesse piante di vite di 2000 anni fa, ma si tratta presumibilmente, in linea teorica, delle discendenti di quelle piante che
si sono manifestati e continuano a manifestarsi nella vegetazione selvatica della zona, di solito appunto in zone molto irrorate dall'acqua, e che in qualche modo ci suggerivano alcune domande proprio per il fatto di trovarsi dove? Vicino ai siti archeologici. La domanda si è trasformata in una sorta di postulato, per cui pensavamo che, limitatamente a queste popolazioni di vite selvatica, questi tratti sviluppati o migliorati nel corso della vita del sito potessero in qualche modo oggi essere ricercati e trovati dove? In quelle popolazioni di vite selvatica che vivono tuttora intorno ai siti archeologici, oppure al contrario, nel carattere selvatico delle viti attuali, le popolazioni di vite selvatiche, che magari sono forme reinselvatichite di antichi vitigni che sono stati impiantati dall'uomo dove? Vicino ai siti archeologici. Questo è il punto da cui siamo partiti e da cui ha preso origine, ha preso sviluppo il progetto Vinum. È chiaro qual è il dato che fa tuttora la differenza di questo progetto e perché ci ha proiettato immediatamente in un mondo che non era assolutamente il nostro. Perché? Mentre il botanico o al limite il biologo molecolare, che sarebbero stati i nostri partner privilegiati poi in questo progetto, in queste ricerche, non davano assolutamente importanza al carattere storico e al carattere archeologico di queste popolazioni che si trovavano a stretto contatto con il sito archeologico, per loro erano popolazioni di vite, identificabili per certi tratti specifici, la forma della foglia, la forma del grappolo, per esempio, il colore delle bacche, cioè degli acini. Ma il problema di quando e come queste viti si fossero sviluppate o fossero state domesticate evidentemente faceva parte di macro problemi che interessavano sì i botanici, ma in maniera macroscopica. Sappiamo che la domesticazione della vite viene dall'Oriente, d'accordo? E che poi si è diffusa in Occidente progressivamente a seconda del contatto che hanno avuto queste piante nella loro diffusione con le comunità antiche, d'accordo? Quindi questo è uno dei principali punti su cui si sviluppano le teorie dei botanici sulla derivazione dall'Oriente della viticoltura. Però come e quando si fossero sviluppate evidentemente mancavano dal punto di vista della metodica nei confronti del lavoro sviluppato e operato dal punto di vista botanico e biologico molecolare. È chiaro che noi ci ponevamo un problema, cioè se noi abbiamo un sito archeologico sul quale magari riusciamo anche a trovare tracce di lavorazione dell'uva, quindi tracce di senza ombra di dubbio o di manipolazione del vino, tracce sempre senza ombra di dubbio che ci riportano alla lavorazione, alla coltivazione prima e alla lavorazione dell'uva in situ, è ovvio che se troviamo delle popolazioni di vite selvatica modificate dall'uomo, ipoteticamente, intorno al sito archeologico, la cronologia di quella modifica da che cosa ci sarà data? Dalla cronologia del sito, per cui abbiamo fatto una sorta di postulato anche di questo nel rapporto tra sito archeologico e cronologia della domesticazione della popolazione della vite intorno al sito archeologico. Questo passaggio non è stato né facile né reso possibile dall'autonomia del nostro lavoro, perché noi eravamo in grado di dare una cronologia sulla base di che cosa? Non della popolazione della vite, ma dello scavo del sito archeologico e delle tracce di lavorazione archeologiche, della manipolazione dell'uva, vasche di fermentazione, impianti di spremitura, anfore, fornace di anfore per l'imbottigliamento e via dicendo. Ma abbiamo tentato di passare lo stesso sistema di definizione della cronologia archeologica all'ambiente circostante il sito. E con questo abbiamo cominciato a dialogare con chi? Con i botanici e i biologi molecolari. Perché sono utili non solo i botanici ma anche i biologi molecolari? Perché da circa un decennio, poco più di un decennio ormai, la botanica nella classificazione delle specie
che era stata evidentemente formulata sui caratteri studiati dall'Inneo sia nelle classificazioni delle specie animali che in quelle vegetali, cioè sulla forma sostanzialmente o dell'animale o della pianta e sulle caratteristiche della forma della pianta che vengono trasmesse ai discendenti della pianta o dell'animale. Diciamo che la biologia molecolare ha introdotto una piccola ma sostanziale rivoluzione. Perché? Perché l'analisi del germoplasma, cioè della struttura genetica della pianta, ha in qualche modo permesso di costruire catene di similarità genetica tra le piante, che spesso vanno al di là dei caratteri morfologici o che si chiamano fenologici della pianta sostanzialmente. Per cui si può appurare, per esempio analizzando un vitigno, una serie di vitigni, quali siano a livello genetico i rapporti di parentela tra questi vitigni. E sulla base di questi si è appurato, vi faccio un esempio banale, che alcuni vitigni siciliani, in particolare l'Insolia, corrispondono perfettamente a livello genetico con l'Ansonica toscano-laziale, è lo stesso vitigno, e con il greco Rhoditis e con i greci, scusate, Rhoditis e Sideritis, sono gli stessi vitigni. Dal punto di vista della genetica, perché? Perché evidentemente hanno lo stesso patrimonio genetico condiviso, d'accordo? Il patrimonio genetico viene distribuito attraverso la discendenza delle piante in modo equilibrato, né più né meno che come il patrimonio genetico delle specie animali. D'accordo? Allora, è chiaro che l'analisi del DNA, quindi del germoplasma delle piante della vite, ci dava la possibilità di effettivamente valutare che cosa? Il grado di interferenza delle comunità umane, analizzando il germoplasma della vite selvatica, nei confronti delle popolazioni che riuscivamo a trovare vicino ai siti archeologici. E queste popolazioni vicino ai siti archeologici ci hanno dato delle sorprese abbastanza interessanti. Allora, io ve l'ho sintetizzata in maniera sufficientemente ristretta. Il lavoro in realtà è stato lungo e difficile. Perché? Perché in primis abbiamo dovuto cominciare a dialogare con scienziati, veri e propri scienziati, non scienziati che provengono dall'area umanistica, ma scienziati che provengono dall'area scientifica, che parlavano un linguaggio molto diverso dal nostro. Per cui noi abbiamo dovuto cominciare a digerire manuali di botanica, di ampelografia in particolare, cioè di storia di analisi delle tecniche di viticoltura, per esempio. Abbiamo cominciato a capire cosa fosse un vitigno, abbiamo cominciato a capire quali fossero le attività sviluppate oggi nei laboratori che ci sono dietro l'interpretazione e la lettura del germoplasma delle piante. Abbiamo cominciato a capire in campagna come distinguere le piante selvatiche dalle piante reinselvatichite, cioè dai vigneti abbandonati sostanzialmente, che poi entrano a far parte dell'ambiente. Abbiamo imparato a capire quali di questi vitigni potessero essere in qualche modo correlati alle viti selvatiche e via dicendo. Quindi tutto un lavoro per cui, francamente, spesso la nostra povera laurea in lettere, seppure di vecchio ordinamento, qui dico un'altra cosa che va tagliata, seppure di vecchio ordinamento e certamente insomma, di grande valore rispetto, devo dire, insomma, alle nostre attuali lauree che distribuiamo, potessero in qualche modo, capite, immetterci in un dialogo con scienze che, proprio per formazione, erano altra cosa rispetto a noi e alle nostre capacità cognitive. In ogni caso, abbiamo fatto questo sforzo, abbiamo anche specializzato dei laureati su questo aspetto dell'ampelografia, di formazione archeologica, attenzione, e insomma lo sforzo è valso evidentemente, il gioco è valso la candela. Da questo punto di vista, noi ci siamo trovati di fronte a un campo completamente nuovo per noi, che andava però misurato anche non solo da un punto di vista di laboratorio, che era la metodica di analisi che ci
proponevano i laboratori appunto di biologia molecolare che avrebbero analizzato il germoplasma, collegati ai dipartimenti di botanica. Noi abbiamo avviato questo progetto Vinum con la collaborazione del Dipartimento di Botanica e del Dipartimento di, mi pare, Biologia Molecolare, Botanica dell'Università Statale di Milano, Biologia Molecolare del Milano Bicocca. E anche se adesso con la ridefinizione dei dipartimenti naturalmente avranno assunto nomi diversi, comunque sono registrati all'interno della pubblicazione che ho lasciato ad Anna Introna. Vi dicevo, il punto era che è chiaro che non era solo questo il lavoro che avremmo dovuto affrontare, ci si poneva un problema di identificazione e di classificazione di queste forme selvatiche della vite legate a contesti che si trovavano in prossimità dei siti archeologici e che sembravano in qualche modo, in qualche caso, riprodurre esattamente quelle caratteristiche di coltivazione che spesso ci erano tramandate da scrittori latini, per esempio, cito Columella, cito Varrone, e che erano stati ripresi nel tempo dai fondamentali studi di Emilio Sereni sulla conservazione del paesaggio italiano intorno a tra gli anni, fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60, con una formulazione assolutamente pionieristica di questa metodica di analisi della conservazione del paesaggio italiano, provenendo appunto, avendo che aveva le radici profonde nelle culture, nelle civiltà del passato. Allora, immaginate come noi ci siamo chiesti, vagando nelle campagne vicino ai siti archeologici, che tipo di forma potesse avere il vigneto etrusco vicino ai siti etruschi, e ci siamo accorti che in molti casi la risposta stava sotto i nostri occhi, cioè nelle piante di vite selvatica che naturalmente, per poter crescere e sviluppare il frutto, si avviluppavano intorno agli alberi tutori, dando quel sistema dell'alberata cosiddetta, che era il classico sistema etrusco che ancora sopravvive oggi nelle zone della Campania settentrionale, miracolosamente sfuggito alla modernizzazione delle tecniche culturali, e che ancora resiste chissà per quanto tempo, e che oggi è anzi al centro di un censimento in quanto coltura di tipo estremamente tradizionale, che secondo alcuni, ma è una ipotesi perfettamente condivisibile, ha origine nel periodo etrusco, quindi nella forma delle culture etruschizzate della Campania settentrionale. Il problema è che noi abbiamo trovato classici casi come quello illustrato dalla slide, in una zona ad altissimo, ecco, l'altra cosa che vi ho detto è che noi abbiamo lavorato in vari settori della Toscana e del Lazio settentrionale, con una condizione che fossero ad elevata conservazione ambientale, livello di conservazione ambientale. Perché? Perché è più facile trovare le popolazioni di vite selvatica in condizioni non urbanizzate e di buon livello di conservazione dell'ambiente. In qualche caso, quello che vi illustro è esattamente il caso di una zona dei Monti della Tolfa, che conosco molto bene perché vi dicevo prima, ci ho lavorato per diversi anni. Abbiamo potuto documentare dal punto di vista archeologico, da scavi che erano stati compiuti alla fine degli anni 70 di un insediamento preistorico che aveva una fase di occupazione nel Neolitico con una successiva fase di occupazione nell'età del Bronzo Medio e poi una rioccupazione di età romana nel secondo secolo a.C. alle Tufarelle nel comune di Allumiere. Gli scavi avevano documentato, per quanto riguarda la fase romana del secondo, fase di età adrianea del secondo secolo d.C., i resti di una pressa ad albero di tipo catoniano, di cui si vedono a destra, ecco, le impronte per i supporti del prelum, cioè dell'albero, della pressa. E chiaramente una pressa di questo tipo indicava una funzione che poteva essere squisitamente quella di attrezzo per spremere l'uva, o al limite, ma c'è molta discussione su questo aspetto, di essere la stessa pressa utilizzata anche per
per frangere, scusate, non per frangere, per spremere le olive, nella fase quindi successiva della spremitura della polpa di olive dopo la frangitura fatta con la mola. Il fatto che intorno al sito archeologico, come vedete in una zona completamente oggi disabitata, ci fossero anche queste popolazioni di viti secolari, si trattava di, ecco, le viti selvatiche sono queste, cioè un tronco molto nodoso, molto articolato, da cui si dipartono le liane che portano, che hanno il compito di portare le infiorescenze sulla superficie della chioma dell'albero, perché prendano il sole e dalle infiorescenze poi si faciliti il processo della formazione del frutto attraverso prima l'impollinazione da parte degli insetti del fiore e poi della formazione del frutto sostanzialmente. Ci è venuto il dubbio che su queste querce o su questi aceri in realtà sopravvivessero che cosa? I discendenti, le piante discendenti da un antico vigneto di età romana sostanzialmente. Perché queste erano perfettamente le condizioni in cui l'ambiente offriva naturalmente all'uomo, alla comunità stanziata in quella zona, il frutto per poter poi ricavare il vino. E da questo punto di vista perciò abbiamo, forse impropriamente, ma certo con una terminologia che ci ha affascinato, coniato il termine di cosiddetto vigneto fossile. Cioè, è chiaro che non si tratta dello stesso vigneto romano, è però altamente probabile che la forma, quindi l'aspetto formale della coltivazione, fosse espresso esattamente da queste specie. Alberi ad alto fusto, querce olmiaceri, le querce sono la specie più diffusa da questo punto di vista nella zona, e piante che si abbarbicavano come alberi tutori al tronco di queste querce. Scusate, però sì, facciamo una digressione. Contemporaneamente gli aspetti della ricerca poi si sono naturalmente ampliati sullo studio delle tecniche di coltivazione dall'età antica all'età moderna barra contemporanea, e sostanzialmente abbiamo scoperto, quindi abbiamo studiato sopravvivenza dei paesaggi, abbiamo confrontato i paesaggi che trovavamo a livello archeologico con i paesaggi medievali, se era possibile, di età moderna più probabile, contemporanei certamente, e ci siamo diretti ad analizzare gli studi che sono stati condotti da alcuni studiosi, per esempio sull'evoluzione delle tecniche di viticoltura e di olivicoltura nell'area del Chianti fiorentino. Il Chianti fiorentino è un paesaggio particolarissimo perché prima di tutto c'è una forma di coltivazione che certamente affonda le proprie radici nel Medioevo e poi viene ulteriormente implementata e migliorata tra il 1600 e il 1700, quindi XVII-XVIII secolo, è perfettamente registrata negli accatastamenti dell'epoca che prendono nome di Cabrei, cioè queste carte ad altissima definizione delle tenute dove sono indicate esattamente le colture, la posizione delle colture, il tipo di colture praticate. E come vedete la sopravvivenza di questo paesaggio ancora si vede nella zona del Chianti fiorentino, paesaggio che poi è stato protetto, ulteriormente migliorato, implementato attraverso il fenomeno della mezzadria, che è un fenomeno tipicamente ottocentesco e novecentesco, caduto poi in disuso per ragioni storiche intorno agli anni, tra gli anni 50 e gli anni 60, con le prime forme di appoderamento, insomma, della distribuzione delle terre ai coltivatori del periodo, e quindi da lì progressivamente decaduto, con l'abbandono sostanzialmente del relativo paesaggio costruito dalla mezzadria. Perché è importante il paesaggio della mezzadria? Perché è chiaramente un paesaggio di grandissimo livello,
che si legge perfettamente nella strutturazione a terrazze dei poggi, che fanno appunto di queste terrazze le unità di base per la coltivazione delle viti, spesso maritate a olivi, a piante di olivo, che in qualche caso ancora sopravvivono, ovviamente a livello ormai rinselvatichito, ma che purtroppo sono minacciate dall'evoluzione della viticoltura e dalla selezione poi delle tecniche, come dicevo prima, che da una parte prediligono la scelta di pochi vitigni rispetto alla varietà notevole di vitigni che venivano autoctoni, che venivano coltivati nel paesaggio seicentesco e settecentesco, spesso di importazione poi estera sostanzialmente. Alcuni vitigni, non dico della zona del Chianti, ma in molte zone ormai della Toscana, soprattutto della Maremma, per esempio, sono di importazione francese. E soprattutto venivano poi paesaggi che venivano poi distrutti dalle necessità di coltivare in modo meccanizzato i pendii, con l'introduzione perciò del sistema a ritto chino, che è questo qui, con, vedete, i solchi esattamente ortogonali al sesso del pendio, che, se facilitano la pratica della viticoltura meccanizzata, certamente inducono un problema molto forte, che è quello del dissesto, perché i solchi hanno esattamente il senso di scorrimento delle acque di superficie sul suolo, che è la ragione prima del dissesto idrogeologico, un fenomeno che in Italia conosciamo estremamente bene. Allora, voi capite la differenza tra un paesaggio costruito per terrazze che proteggevano invece i pendii dal dissesto, fortificate da muri a secco, e invece insomma, forme di meccanizzazione che non facevano altro che ridurre la quantità di manodopera necessaria al problema, allo sviluppo dell'economia agricola attuale, contemporanea, nel territorio del Chianti, ma certamente alimentavano evidentemente l'erosione del suolo in superficie. Da questo punto di vista, un'analisi e una ricerca coordinata da Paolo Baldeschi dell'Università di Firenze non ha fatto altro che impostare un progetto di ricerca sulla storia della tecnica di coltivazione del Chianti, sull'analisi in dettaglio del paesaggio della Mezzadria e soprattutto del confronto tra i dati storici a disposizione e il paesaggio della Mezzadria, in modo tale da creare un progetto di analisi del paesaggio e di ripristino conservazione del paesaggio, naturalmente su zone dove fosse possibile ripristinare e tutelare un paesaggio così antico, ai fini di preservare da una parte la conservazione del paesaggio e dall'altra parte però quella di implementare lo studio e il rapporto tradizionale tra colture locali e prodotto, in termini di identità del prodotto, cioè di conferimento di identità, ancora un elemento in più, in quella che è l'identità dello stesso prodotto del Chianti, cioè di vino che in qualche proprietà, con la protezione, la tutela, il restauro dell'antico paesaggio, era possibile ancora produrre con le tecniche di lavorazione sostanzialmente tradizionali dell'antichità. C'è stato anche un altro elemento, per esempio laddove sperimentalmente alcune di queste tenute, in genere alcune delle tenute del Chianti senese, scusate, del Chianti fiorentino, ma anche qualche tenuta nel Chianti senese, ha sperimentato che, per esempio, ripristinare le colture della vite col sistema dei terrazzi, per esempio, evita l'erosione del suolo superficiale, che permette invece, al contrario, questa forma trattenere il suolo in superficie con i muri di sostegno, permette invece la presenza di
determinate sostanze nella terra che si fermano, sono i composti minerali della terra che si fermano e conferiscono evidentemente alle piante e poi al frutto il gusto particolare che poi entra anche nel vino. Per cui in teoria, degli studi che sono completamente al di fuori della mia competenza, io su questo non vi so raccontare assolutamente nulla, però hanno in qualche modo appurato diciamo l'incremento di valore nel gusto e nel sapore del prodotto finale, cioè del vino. Dall'altra, Baldeschi si è posto un problema effettivamente reale, cioè come conservare questo paesaggio che in qualche caso può essere vincolato, ma che certo non può essere difeso soltanto con la cosiddetta cultura del vincolo, cioè quella della sanzione che segue la distruzione. Non si fa in questo modo opera di prevenzione, e soprattutto l'opera di prevenzione deve essere preceduta da un'opera di formazione dei coltivatori e di chi lavora a contatto con queste terre. Scusate, non vi ho detto che qui siamo in Val di Pesa. Ecco, in alto a sinistra una piccola slide della slide, dico, una piccola figura dello spazio geografico all'interno del quale è stata condotta questa ricerca. L'idea dell'analisi di queste colture ha poi anche portato l'equipe coordinata da Paolo Baldeschi a sviluppare per esempio una forma di protocollo di restauro da parte dei coltivatori, quindi dei proprietari sostanzialmente delle terre coltivabili, dei muri a secco, attraverso delle istruzioni che venivano depositate presso i comuni di pertinenza delle proprietà e che insegnavano ai coltivatori le tecniche del restauro fai da te delle strutture del paesaggio ancora conservate. Voi capite che la complessità a questo punto del paesaggio aveva certamente mostrato tutta la sua articolazione complessa, come ho detto, ma prevedeva anche degli strumenti di tutela e soprattutto degli strumenti di formazione e di informazione verso chi viveva quotidianamente all'interno di quel paesaggio culturale. Qui siamo proprio perfettamente, se volete, nella definizione di paesaggio culturale, perché è un paesaggio che si è sedimentato sull'esperienza umana delle comunità umane per il corso di secoli, che ha dato oggi una caratteristica specifica legata all'identità della viticoltura e dell'olivicoltura in area nella zona, che è data almeno al Medioevo. Da questo punto di vista, scusate, cambio presentazione, abbiate pazienza. Prego. Questi terreni erano già privati, erano già completati questi? Sì, sì, la maggior parte, sì. Alcuni anzi si trovano all'interno di grandi tenute nel Chianti. Ecco, sulla base di questi presupposti, cioè noi abbiamo dovuto in realtà studiare non soltanto l'aspetto della biologia molecolare o dell'ampelografia, ma abbiamo dovuto approfondire su linee sereniane, al tempo stesso impostate da Emilio Sereni, perfettamente impostate da Emilio Sereni, l'evoluzione del paesaggio, partendo da che cosa? Non subito dal paesaggio archeologico, ma dal paesaggio contemporaneo, perché altrimenti ci sarebbero mancati questi elementi di valutazione. Un'altra informazione non vi ho detto: il progetto di paesaggio Chianti, o programma di paesaggio Chianti di Paolo Baldeschi, è diventato lo strumento del piano territoriale di coordinamento provinciale della provincia di Firenze, quindi lo strumento di governo, lo strumento paesistico, scusate, di governo della provincia di Firenze, dal punto di vista della metodica, da una parte di analisi e quindi di interpretazione delle evidenze del paesaggio, dall'altra al tempo stesso con le finalità di tutela del paesaggio. Il progetto Vinum l'abbiamo intenzionalmente l'avremmo proposto su vari comparti a livello di buona conservazione ambientale
della Toscana e del Lazio, in realtà abbiamo dovuto concentrarlo su poche zone. Questo perché? Perché da una parte il progetto è durato 3 anni, 2004-2006. Dall'altra, vi dicevo, abbiamo dovuto improvvisamente impostare in 5-6 persone un programma di lavoro che ci richiedeva non solo di analizzare la parte archeologica e la parte ampelografica delle popolazioni di vite selvatica vicino ai siti archeologici, ma ci ha chiesto di studiare le forme del vigneto, i vitigni diffusi in Toscana, gli aspetti storici laddove potessero essere definiti della viticoltura e via dicendo, con tutta quella serie di correlati di cui il programma di paesaggio Chianti è soltanto uno dei tanti, e attenzione, quindi il tempo era poco e la nostra capacità di sviluppo di progettazione in realtà non era assolutamente all'altezza della vastità delle tematiche, per cui abbiamo dovuto operare delle scelte. Abbiamo operato le scelte in Toscana, ci siamo addentrati ad esplorare parte della Valle dell'Ombrone dal punto di vista della presenza di popolazioni di vite selvatica a contatto con i siti archeologici nel sito di Murlo, comune di Vescovato di Murlo, a Campassini nell'Alta Val d'Elsa, sempre in provincia di Siena, comune di Monteriggioni, nella Val d'Orcia, a Santa Maria in Belverde, comune di Cetona. Nella bassa Val di Cornia ci siamo affacciati a Populonia, se non altro per la presenza in loco di ampie e abbondanti popolazioni di vite selvatica segnalate nella bibliografia naturalistica, comune di Piombino, Livorno e ovviamente all'interno del sistema dei parchi della Val di Cornia, e poi soprattutto ci siamo concentrati in due aree, la Valle dell'Albegna, intorno a Ghiaccioforte, Poggio Marcuccio, sono siti archeologici della bassa Valle dell'Albegna, comune di Scansano, al Podere Tartuchino, dove negli anni 80 era stato scavato un insediamento etrusco importante perché aveva al proprio interno un impianto di spremitura dell'uva, identificato dal numero abbondante di vinaccioli, cioè di semi di acini contenuti all'interno degli acini della vite che sono stati trovati appunto in loco, e poi a Saturnia, necropoli del come postulato, le viti poste, collocate vicino al sito archeologico potrebbero in effetti avere, considerando la distanza, attenzione, dal sito, una struttura genetica differente per l'effetto antropico di domesticazione rispetto a quelle invece più lontane, dei boschi circostanti, dove il carattere di selvaticità evidentemente sarebbe stato più accentuato, soltanto perché quelle più vicine ai siti archeologici erano quelle più soggette, per una ragione di minimo sforzo, di coltivazione da parte della domesticazione, da parte delle comunità. E così siamo arrivati ad interpretare il germoplasma. Ovviamente non l'abbiamo interpretato noi, l'hanno interpretato i biologi molecolari. E siamo arrivati sempre a determinare il fatto che le piante di vite selvatica campionate in ambiente non antropico, cioè quelle per esempio campionate in aree non caratterizzate da insediamenti, da siti archeologici, che vedete rappresentate nel grafico con il colore rosso, se confrontate con le piante campionate invece in prossimità dei siti archeologici, presentavano un profilo allelico, cioè un profilo sostanzialmente genetico del germoplasma, diverso, perché c'erano evidentemente dei diversi effetti registrati dalla pianta di domesticazione. Noi siamo arrivati a questa conclusione. La diversità del profilo allelico dei marcatori molecolari corrispondeva a diversi effetti della domesticazione che le piante avevano ricevuto nel corso della storia, quindi nel corso dei millenni, e che avevano mantenuto nel loro patrimonio genetico. Da questo punto di vista, le piante di vite selvatica che noi stavamo esaminando vicino ai siti archeologici presentavano un profilo diverso da quelle campionate lontano dai siti archeologici. Tornava il postulato della teoria, la cosiddetta teoria degli areali d'avanzamento, e naturalmente noi eravamo abbastanza certi di poter attribuire queste mutazioni nel carattere del germoplasma delle piante alla
fenomeno della domesticazione operata dalle comunità che risiedevano sul sito. Va bene? Quando, evidentemente, il quando, la cronologia, ci sarebbe stata espressa dalla cronologia del sito archeologico. Se cioè si trattava di un sito etrusco e romano, probabilmente questa forma di domesticazione delle viti circostanti al sito probabilmente risaliva al periodo etrusco e romano e poi si era propagata nel corso della vita delle piante e nelle forme di discendenza che le piante evidentemente avevano per ragioni naturali perpetuato esattamente nella stessa zona. Ci siamo? Qualche domanda? Tutto chiaro? Allora, è chiaro che questi aspetti in qualche modo ci hanno messo su una nuova strada, cioè che noi potevamo come archeologi sapere tutto del sito archeologico, ma cominciavamo ad avere degli strumenti che noi abbiamo applicato sulla vite. Ma pensate a quante forme di reinselvaticamento delle specie vegetali voi potete osservare spesso nei luoghi a buona conservazione ambientale vicino ai siti archeologici. Ecco, per esempio sulle ville romane che ho identificato nel corso del tempo sui monti della Tolfa, ho spesso analizzato, oltre alla presenza della vite selvatica, anche due specie selvatiche, o meglio reinselvatichite, l'olivo selvatico, scusate, l'olivo, il cosiddetto olivastro, che è la forma reinselvatichita di un olivo coltivato, quasi sempre, e poi il pero anche selvatico, che nelle zone di cui stiamo parlando del Viterbese acquista la denominazione di perazzo, per dirne una, ecco, con un nome che poi varia da zona a zona, o perastro. Ecco, io mi chiedevo se questo aspetto, e certamente lo è, nel senso che bisogna costruire evidentemente che cosa? Banche dati sulla germoplasma di queste specie. Olivastri confrontati con le banche date sul germoplasma degli olivi, perastri o perazzi con banche dati sul germoplasma delle analogie e differenze tra il patrimonio genetico delle popolazioni selvatiche o rinselvatichite e le popolazioni attualmente coltivate, le cosiddette cultivar, le specie attualmente coltivate. Non è sempre facile trovare queste contiguità laddove ci sono. Il progetto Archeovino finalmente ci ha messo sulla buona strada. Dal punto di vista poi della... ecco, vi faccio vedere un sito, che è quello di Pianconserva, dove sui monti della Tolfa, comune di Tolfa, abbiamo operato per circa 2 anni e intorno ad un sito etrusco, che vedete ospitato sulla sommità di un pianoro tufaceo, che è questo qui, la fascia di contatto tra le argille pleoceniche sottostanti l'eruzione del tufo, che è del quaternario, ha formato una interfaccia di connessione appunto tra tufo e argille pleoceniche del terziario sottostanti, da cui fuoriescono le falde acquifere, quindi che è una zona irrorata dalle acque. Non a caso, in prossimità di questa zona irrorata dalle acque, come vedete, si sviluppano in rosso tutte le piante di vite selvatica che in questo caso abbiamo censito assolutamente in modo sistematico, mettendo, se non ricordo male, in luce circa 70 piante di vite selvatica, con un campionamento che è durato 2 anni. L'area archeologica è questa sulla superficie del pianoro, dove trovate tracce di abitato in quadrati verdi, sotto forma di quadrati verdi, abitato etrusco, dal VII fino al fine del VI secolo a.C., tombe relative a questi abitati, ecco, rappresentate dai triangoli, sotto forma di necropoli o di tombe isolate, e poi una zona di frequentazione romana, con un sito che viene attivato nella media età repubblicana e dura fino alla media età imperiale, che è interessante perché ha tracce, durante lo scavo sono state identificate tracce di scassi a trincea, quasi certamente correlati con il sito romano, che sono stati identificati evidentemente come resti di un vigneto romano
del tipo descritto da Columella, con la stessa distanza tra degli interfilari sostanzialmente della vite sulla base appunto delle descrizioni operate dagli scrittori appunto romani di Geoponica. E in più avevamo anche un altro elemento. Nel settore meridionale, contrassegnato con la lettera PA, abbiamo registrato la presenza di palmenti, cioè di vasche che sono state da tempo identificate, si trovano sempre scavate nel tufo, tipiche delle zone tufacee, e che sono due vasche contigue una sopra l'altra, di solito a differente altezza, collegate da un canale che le mette in connessione. La vasca superiore serviva per la spremitura con i piedi, quindi manuale, dell'uva, e la vasca inferiore serviva per la raccolta del mosto. Nell'Italia meridionale sono diffusi in diverse zone sostanzialmente, ed è ricca anche la presenza di questi palmenti, soprattutto in Sicilia, ma anche nelle altre piccole isole del Tirreno. Da questo punto di vista, la presenza di un palmento pone un dubbio. Qual è? Si tratta di palmenti di epoca medievale o di epoca romana? Perché nella fase, oltre alla fase romana, c'è anche una fase medievale corrispondente alla fase di occupazione del XIV secolo di questa necropoli etrusca come abitazioni da parte di chi sfuggiva all'epidemia di peste nera che si è diffusa nel Viterbese nel 1348, insomma alla metà del XIV secolo sostanzialmente. Come vedete, le popolazioni di vite selvatica circostanti l'abitato etrusco sono straordinarie, cioè in un bosco molto denso e molto fitto, proprio perché è irrorato da acque di superficie, la vite trova non solo riparo e suolo sufficiente per poter crescere, ma trova anche quel soleggiamento che è necessario quindi allo sviluppo dei fiori e poi dei frutti. E in basso, ecco, nell'area di contatto tra il sito romano con il pianoro, lo scavo che ha portato in luce in diversi settori del pianoro queste tracce di scassi di vigneto che noi abbiamo interpretato come i resti di un vigneto evidentemente datato è un vigneto che ha tagliato alcune tombe etrusche databili tra la metà del IV e gli inizi del III secolo a.C., e che poi presumibilmente quindi ha una sua coerenza cronologica con la villa rustica, uso un termine improprio, rustica romana, che si trova contigua appunto a questo vigneto. Per cui ci sono tutti i presupposti per poter datare evidentemente questo impianto alla villa rustica, che corrisponde, la cui attivazione corrisponde con la fase di romanizzazione e quindi la conquista da parte di Roma di questo settore del territorio di Cerveteri, dell'antica città di etrusca di Cere. Progetto Vinum. Il progetto Vinum ci ha però permesso di riflettere su un altro problema che era impostato dal punto di vista della botanica e soprattutto era stato ribadito dai recenti studi di biologia molecolare, e cioè quello della circolazione varietale delle cultivar, cioè dei vitigni, quindi delle specie della vite. Perché? Perché se vi ho detto che l'ansonica corrisponde all'insolia siciliano e l'ansonica oggi si trova nelle zone insulari dell'area della provincia di Livorno e dell'area della provincia di Grosseto, ma anche nel Lazio è abbastanza diffuso. Se si trova in Sicilia, nelle zone soprattutto della costa meridionale e orientale della Sicilia, ma che è poi un vitigno anche tipico della zona insulare greca, storicamente mi dovete spiegare come non interpretare storicamente la presenza di questo vitigno in Italia se non con il fenomeno della colonizzazione greca,
di VIII secolo a.C. e in particolare noi l'abbiamo messo in relazione, siccome lo troviamo in tutte le zone frequentate dagli euboici e dove gli euboici hanno poi impiantato colonie o impianti più o meno stabili, ci siamo posti come il problema della circolazione varietale in realtà non sia un portato della civiltà medievale, moderna, contemporanea, ma sia evidentemente già iniziato nel periodo della colonizzazione greca del nostro paese. Per di più, il modello di diffusione studiato e proposto da Attilio Scienza ci veniva assolutamente incontro. Perché? Perché in realtà il modello di diffusione della circolazione varietale dei vitigni nel Mediterraneo, presupponendo che già esistessero questi vitigni nella forma attuale, ci viene proposto attraverso il modello della città-stato, che trasferisce non solo gli abitanti, ma con gli abitanti anche le colture della città attraverso le primizie della città, che non sono altro che i polloni dell'olivo, le talee della vite e i grani dei cereali. In ogni caso, l'idea di Attilio Scienza era che ci fossero dei vitigni guida che potessero naturalmente giustificassero il fatto di aver circolato nel Mediterraneo attraverso il fenomeno della colonizzazione, ma che poi avessero attecchito talmente bene nelle zone delle nuove apoichie, delle nuove colonie, apoichiai, che potessero in qualche modo aver prosperato come vitigni e poi diventati una sorta di vitigni autoctoni della zona. Ecco, lui ricorda per Crotone la presenza del vitigno Gaglioppo o per Siracusa, per esempio, la presenza del frappato. L'altro modello invece proposto da Scienza è quello del modello culturale dell'Emporion, cioè nell'Emporion greco del Mediterraneo occidentale circola un sacco di gente che si fa a sua volta propagatrice di cultivar diverse, che di diversa provenienza, e che circolano di nuovo nel Mediterraneo. Il fatto che un vitigno presente in molti luoghi, quali il Mourvèdre in Francia, corrispondente al Mataro spagnolo, al Monastrel o Muristello della Corsica, al Moradella italiano, caratterizzato secondo Attilio Scienza dal prefisso mor, che vuol dire nero, quindi un vitigno a bacca sostanzialmente nera. Ecco, in realtà, secondo Scienza, è lo stesso vitigno che ha circolato grazie a un modello di colonizzazione, a un modello di distribuzione di questo vitigno che è partito esattamente dagli emporia focesi del Mediterraneo occidentale, e che poi ha prodotto vitigni simili in luoghi anche molto lontani, ma sempre comunque caratterizzati dalla circolazione varietale della colonizzazione focea. D'accordo? È chiaro che voi capite come questo modello della circolazione varietale sposta molto al di là nel tempo il problema della formazione dei vitigni. Ecco, tutto questo ci ha portato a riflettere sulla forma, come vi ho già detto, del vigneto, sulla costruzione di modelli per lo sviluppo, per l'uscita della cosiddetta lambruscaia dal bosco. La lambruscaia è la vite maritata agli alberi marginali del bosco, che viene poi pian piano portata attraverso determinati periodi storici, una fase storica della viticoltura registrata dalla letteratura geoponica romana è quella certamente corrispondente al regno di Numa Pompilio fine dell'VIII secolo a.C., quando Numa stabilisce le regole di potatura, per esempio, della vite, e quindi impone comunque delle regole alla viticoltura romana. La potatura è sempre, attenzione, quella lunga cosiddetta, cioè operata con strumenti particolari, i cosiddetti pennati con manico a cannone, che prevedono un lungo manico
e naturalmente viene fatta dal basso, tant'è vero che abbiamo poi diversi commenti degli autori latini sul fatto della pericolosità di queste forme di potatura lunga da parte dei primi viticoltori romani. E poi nella vite maritata, che esce definitivamente dalla forma della lambruscaia e si trova più o meno in forma di filare, già in epoca etrusca, nel campo coltivato. È chiaro che da questo punto di vista il progetto Vinum ci ha aperto una serie di interessanti prospettive. Se mi date un attimo, cambio leggermente la prospettiva. E veniamo ad Archeovino. Archeovino è nato dopo Vinum, dopo le conclusioni assolutamente incredibili di Vinum, che ci avevano messo già in una condizione di poter pensare che il germoplasma delle viti selvatiche, oggi collocate vicino ai siti archeologici, fosse in qualche modo stato influenzato dalla storia della domesticazione della vite umana da parte delle comunità che avevano abitato quei siti archeologici. A Ghiaccioforte, in provincia di Grosseto, nel comune di Scanzano, oggi famoso perché è un comune a forte vocazione vitivinicola, ricordo soltanto il Morellino di Scanzano come vino che ha fatto un po' la storia di questo centro e che ormai è conosciuto a livello almeno europeo. C'è un sito archeologico intorno al quale avevamo già in qualche modo provato ad esplorare le campagne rinvenendo notevoli popolazioni di vite selvatica. Un contributo dell'ARSIA, cioè dell'Agenzia Regionale Toscana per lo Sviluppo e l'Innovazione nel settore dell'agricoltura, un contributo datoci come archeologi, quindi vedete già il fatto di lavorare inizialmente a questi progetti ci metteva in un settore di sviluppo di progettazione che era effettivamente già molto più ampio dei soliti canali di finanziamento delle ricerche archeologiche. Ci ha consentito di creare una borsa di studio e di creare le condizioni per fare delle analisi e studiare le popolazioni di vite selvatica intorno al sito di Ghiaccioforte nel comune di Scanzano. E qui abbiamo avuto una conferma importante. Metodologia applicata, la stessa del progetto Vinum, teoria che intorno al sito archeologico le popolazioni di vite, qui marcate in rosso, in qualche modo potessero indicare forme di coltivazione antica, la presenza di siti archeologici, vedete in verde siti di età etrusca, abitati, i quadrati, triangoli, le necropoli, in azzurro i siti di età romana, i quadrati, gli abitati, i triangoli, le necropoli, si trovassero comunque a diretto contatto con le popolazioni di vite selvatica e quindi, essendo siti produttivi, cioè siti aperti, etruschi e fattorie, ville di tipo romano, quindi impianti assolutamente produttivi, potessero in qualche modo esprimerci che cosa? Le forme intermedie di domesticazione. Perché? Perché se il progetto Vinum ci aveva detto che il germoplasma delle viti selvatiche era certamente diverso da quello del germoplasma delle viti selvatiche campionate fuori dai contesti archeologici, ci mancavano i contatti tra vitigni attuali e viti selvatiche. Ecco, due campioni di queste 64 piante che abbiamo campionato vicino al Ghiaccioforte. Ghiaccioforte è un sito abitato nel periodo etrusco, assolutamente. Ci hanno dato i campioni rispettivamente 37 e 34 la contiguità
il 34 con il vitigno sangiovese, quello collocato, vedete, vicino alle, agli impianti produttivi d'età romana, e il 37 con il vitigno canaiolo nero, che è considerato un vitigno autoctono della Toscana, dal punto di vista del germoplasma, cioè l'analisi del germoplasma di queste viti selvatiche ha detto che erano viti selvatiche, ma i diagrammi di affinità le avvicinavano al germoplasma dei due vitigni che ho menzionato. Il sangiovese, che è un classico proprio vitigno dell'area toscana, esportato in tutto il mondo, Sud America, in Australia, sempre da italiani ovviamente, e il canaiolo nero, che invece ha mantenuto un'autoctonia a livello locale. Avevamo perciò la dimostrazione che in queste zone, vicino al ghiaccio forte, dal punto di vista del germoplasma, ci fosse la prova della cosiddetta area, che questa fosse un'area di domesticazione secondaria della vite, cioè dove l'uomo aveva così tanto sviluppato la coltivazione della vite da modificarne il patrimonio genetico e da cominciare a tirar fuori dalle viti migliori, dalle viti più zuccherine, i caratteri che poi si sarebbero manifestati attraverso l'allevamento specialistico di quelle viti nelle cultivar che poi sono diventate le cultivar attuali. È tutto chiaro? Scusate? Prego. Mi chiedevo, dal punto di vista diciamo dell'inizio della ricerca, ad esempio anche il dato toponomastico è stato analizzato, oppure si è partiti sì, direttamente dall'edito archeologico, diciamo dai resti archeologici già studiati, per poi focalizzare le aree da analizzare, o c'è stata comunque un'analisi delle fonti letterarie toponomastiche? Dunque, sulla zona di Monti Ratolfa, per esempio, io ho lavorato molto sulla toponomastica dei vari fosso della vite. Cioè sono andato sul sicuro, perché su tutti i fossi c'è la vite selvatica, però dove trovo fosso della vite vuol dire che ci devono essere popolazioni ancora oggi particolarmente rilevanti o abbondanti. E poi dal punto di vista della toponomastica, il progetto Senarum Vinea su Siena, sulla cartografia storica di Siena, ha lavorato per esempio sugli vari poderi la vigna, dove oggi non c'è più vigna ma si sa che c'è stata vigna nel passato, per esempio, e quindi può essere toponomastica medievale. Dal punto di vista, e questo è il senso della domanda che sì, mi ha fatto. Sì, sì, perché pensavo a un progetto del genere si può esportare in un'altra regione, cioè come inizio, diciamo, dell'analisi, per vedere se si può fare ricerca, diciamo se si può far partire un progetto di ricerca. Vi domandavo se al di là del dato edito archeologico si fosse fatto comunque no, è un'interazione studio... tra dati, e comunque ciò che di cui io ho tentato, forse in modo anche improprio, di presentarvi è una ricerca che parte da un'analisi profonda del paesaggio, delle strutture del paesaggio, su questo non c'è dubbio, e sull'evoluzione soprattutto del paesaggio antropico, ecco, okay. Questo è il punto. Vi dicevo, il progetto Vinum e il progetto Archeovino, adesso ve l'ho molto sintetizzato, il progetto Archeovino, ci hanno consentito quindi di mettere a fuoco questa continuità genetica tra vite selvatica e vitigni. Attenzione, qui ci sono stati fatti altri, dunque per il progetto Archeovino abbiamo lavorato con l'Università di Siena, con il Dipartimento di Scienze Ambientali dell'Università di Siena. E devo dire che abbiamo lavorato molto bene, perché poi questi 64 campioni analizzati di vite, di piante di vite selvatica, sono stati poi analizzati attraverso il filtro di software che analizzano il diagramma delle popolazioni e l'evoluzione del diagramma delle popolazioni, per cui ci sono state delle caratteristiche che sono emerse attraverso l'uso di questi software, che hanno evidenziato come, per esempio, il rapporto tra piante maschili e piante femminili sia sbilanciato in senso antropico a favore delle piante femminili. D'accordo, anziché essere 50 e 50 in natura, sono più piante femminili, sapete perché sono sbilanciate? Perché le piante femminili portano frutto. E allora è uno dei caratteri forti, cioè un vigneto attuale è fatto... Io non lo sapevo, confesso da questo punto di vista gli studi che ho dovuto fare naturalmente per informarmi, è formato da tutte piante femminili, perché sono quelle che producono frutto, ok? Ecco. La vite selvatica invece è una pianta che ha il dimorfismo,
può essere pianta maschile, può essere pianta femminile, può essere pianta ermafrodita, cioè può avere tutti e due i caratteri, per cui può autofecondarsi, d'accordo? Di solito la fecondazione è fatta evidentemente dagli insetti o anche dagli insetti soprattutto, o dagli uccelli che vanno a beccare il polline, eccetera, ma più dagli insetti. Da questo punto di vista, evidentemente, l'analisi delle popolazioni ha detto che questa è un'analisi poi statistica fatta soltanto sui campioni della popolazione da noi analizzati. Voi immaginate che sono stati una piccolissima parte delle popolazioni di viti selvatiche presenti nella zona. Immaginate però le caratteristiche che questa zona può rivestire, le caratteristiche di interesse che questa zona può rivestire in programmi così più ampi di campionatura delle piante. E poi soprattutto un'altra cosa. Qui siamo all'interno di un comprensorio che qui vi evidenzio con la versione più attuale, che è quella del 2007, dell'estensione della strada del vino Colli di Maremma attraverso i confini di zona determinati dalle produzioni tipiche dell'area, sono le DOC e le DOCG, che sono la produzione dell'Ansonica, Costa dell'Argentario, del Bianco di Pitigliano, del Morellino di Scanzano e della Parrina, che è stato recentemente integrato anche da altre produzioni, per esempio il Sovana, a cui è stata appunto riconosciuta tipicità. E come vedete, questa è Grosseto, ci troviamo nella parte meridionale della provincia di Grosseto all'interno di un sistema, di una strada articolata su, se non sbaglio, 13 comuni della zona. Questi 13 comuni identificano un'area che è questa della bassa valle dell'Albegna, questo è il fiume Albegna più o meno, ecco, scusate, con questo corso. Qui c'è Marsiliana, tanto per dirvi il punto dove sto lavorando io come scavi archeologici in questo momento. Qui c'è la zona di Doganella, in questo settore. Ci troviamo al centro di una zona che è assolutamente una zona in epoca etrusca e romana. Qui sono, scusate, vi do l'altro dato. Qui, in questo settore, sono le fornaci di Albinia, più o meno, ecco. Fornaci di anfore romane di Albinia, recentemente scavate dall'Università di Bologna. Vi dicevo, in questa zona siamo al centro del vero Chianti della Toscana etrusca e romana. Il Chianti non esisteva, cancellate anche questa per favore, non vorrei che qualche toscano seguisse qualche cosa e cominciasse a pensare di ultimare i finanziamenti a questi progetti di ricerca. Ma in questi aspetti ci troviamo effettivamente di fronte al vero Chianti dell'antichità. Era questo, non era il Chianti attuale. Perché? Perché le fornaci di anfore etrusche e romane da trasporto, non a caso quelle etrusche identificate e studiate dagli archeologi francesi, in particolare da Michel Pi, che ha dato nome a una tipologia di anfore da trasporto etrusche, proprio perché trovate in enorme quantità negli abitati della zona del Golfo del Leone fino alla zona dell'attuale costa della Catalogna fino ad Ampurias, fin lì sono arrivate le anfore etrusche tra il VI e il IV secolo a.C. e che vi dicevo ha caratterizzato una zona produttiva di immenso potenziale. Qualche anno fa abbiamo trovato in questa zona un'ennesima fornace dislocata purtroppo presso una discarica su cui era stata portata di materiale edilizio proveniente evidentemente da uno dei cantieri edilizi della zona, quindi non abbiamo la posizione esatta di questo deposito, ma la connotazione del deposito, dello scarico di materiale archeologico è proprio quello di una fornace di anfore etrusche di tipo P3B. Adesso vi faccio vedere i disegni. E vi dicevo, gli scavi che stiamo conducendo in zona, oltre alla presenza naturalmente a livello di osservazione delle popolazioni di vite selvatiche che sono abbondantissime, ci hanno, come vi ho fatto vedere per Scanzano, il comune di Scanzano è questo, eccolo, l'area
tipica del Morellino di Scanzano è questa qui. Ghiaccioforte più o meno si trova in questa, ecco, in questa posizione, quindi siamo proprio al centro della zona di produzione del Morellino. Vi dicevo, abbiamo trovato vari impianti di lavorazione della vite e soprattutto vari impianti etruschi dove sono presenti anfore da vino che certamente stoccavano il prodotto locale. Da questo punto di vista voi capite come io l'ho fatta molto breve, molto in sintesi. Scusate, volevo farvi vedere un attimo queste fornaci. Eccole. La dislocazione di questa discarica di materiale edilizio con una zona che aveva un'incredibile quantità di frammenti ceramici etruschi in superficie, l'abbiamo raccolta con una quadrettatura a quadrati di un metro, per cui estremamente anche troppo dettagliata, ma che comunque ci ha consentito, vedete, di distinguere il materiale contemporaneo dalle anfore etrusche da trasporto di tipo P3B, da scorie di metallo e scorie di ceramica e da materiale edilizio etrusco. Con, eccole qua, le scorie siderurgiche in alto a destra, le scorie da i materiali della fornace, che sono questi, e le scorie, i resti della fornace con le anfore deformate e ipercotte, eccole qua, con i vari bordi delle anfore che sono ipercotti e deformati. L'argilla è quella identificata come arancio di produzione dalla zona Vulcente, dagli studiosi francesi, perché questi studi tipologici vengono tutti da depositi francesi. E questa è l'anfora che abbiamo ricostruito, vista integra qui da un esemplare conservato dai depositi del Museo Civico di Orbetello, il modello dell'anfora P3B classica nella forma per il trasporto marittimo. Se poi andate a vedere, ecco, la distribuzione delle P3B sulla costa francese del Golfo del Leone, tra Genova praticamente e il Golfo del Leone, voi vedete come le anfore etrusche praticamente siano una costante caratteristica degli insediamenti celti dell'area compresa tra Genova e il Golfo del Leone. Qui manca la parte della Catalogna, anche dove sono arrivate anche queste anfore. Però vi dà un'idea della volume del commercio etrusco del vino tra VI e IV secolo a.C., proveniente esattamente dalle coste e dalle zone degli entroterra Vulcente, esattamente dalla zona compresa tra la Valle del Fiore e dell'Albegna, all'interno del quale stiamo sviluppando questo progetto. Il progetto Archeovino. È chiaro che Archeovino diventa una sorta di esperimento culturale di recupero, presumibilmente da impiantare in aziende private della zona. Sono il direttore scientifico per quanto riguarda lo sviluppo di questo progetto, per cui sto scrivendo il bando perché il Comune di Scanzano individui evidentemente che cosa? Delle aziende della zona che possano in qualche modo garantire la costruzione del parco della vitivinicoltura antica, perlomeno nello stralcio della ricostruzione del vigneto etrusco. L'idea quindi è quella di portare a coltivazione questi vitigni, questi pseudo vitigni, queste viti selvatiche strane, tra virgolette, che abbiamo identificato sotto Ghiaccioforte, e che riteniamo potessero essere vitigni in qualche modo reinselvatichiti, ma risultato di una forma di domesticazione secondaria delle piante operata nella zona, nell'antichità, perché possano essere coltivate in modo tradizionale, cioè col modo della pianta, della vite maritata all'albero tutore, quindi al tutore vivo cosiddetto, e che poi possono essere messe in produzione per la produzione certamente di un vino di nicchia, ma che possa in qualche modo
non essere uguale al vino antico, ma avvicinarsi di molto al gusto e al sapore del vino di epoca etrusca e romana. Questo è il senso sostanzialmente del progetto Archeovino. Come vedete non mancano sperimentazioni di questo genere. Per esempio la forma culturale della vite maritata era in progetto, non credo che sia stata poi portata a termine, nel vigneto adiacente al giardino all'italiana della Certosa di Pontignano, che forse qualcuno di voi conosce per come sede delle Summer School nel passato dell'Università di Siena, eccola qui, o per esempio nelle forme del recupero della conservazione di vitigni locali minori a rischio di estinzione che fanno alcune zone, che fanno alcune aziende del Chianti, sia fiorentino che senese, tra Rufina e la Dievole a Vagliagli, Rufina nel fiorentino, nel Chianti fiorentino, e l'azienda Dievole nel Chianti senese, ma anche a Biella, per esempio a Candelo, dove l'ecovigneto di Candelo è una raccolta praticamente non solo dei vitigni reliquia del territorio del comune, cioè quelli sostanzialmente in corso di sparizione perché abbandonati, ma anche e soprattutto delle varie forme di coltivazione che nella zona acquistano delle forme caratteristiche e poi sono illustrate nel volume che vi ho lasciato. Da questo punto di vista, perciò, per non parlare poi delle esperienze del vigneto ricostruito all'interno e gestito attualmente da Mastro Bernardino, dall'azienda Mastro Bernardino a Pompei, con la produzione di un vino che è chiamato appunto vino romano di Pompei o qualcosa del genere, progetto Vino Villa dei Misteri si chiama, scusate, dell'azienda di Robbio del Molino Miradolo, l'azienda agricola Molino Miradolo che a Robbio nel Pavese ha ricostruito un dosso eolico sul quale è stato impiantato un vigneto di tipo celtico, costruito alla maniera dei Celti, con le cosiddette caracate, menzionate dalle fonti, o dall'esperienza straordinaria messa a punto a Mas-de-Tourelle nella lingua d'oca in Francia, in una zona vitivinicola, scusate, d'eccezione, a cura della fattoria dell'azienda Duran, che ha ricostruito proprio il processo di fabbricazione del vino romano e che vinifica alla romana, un prodotto che è di nicchia ma che comunque dà un enorme valore aggiunto alle produzioni vitivinicole dell'azienda. Dovete immaginare assolutamente che l'aumento di identità che produzioni del genere conferiscono alla località e soprattutto allo sviluppo di imprenditoria dal punto di vista della vitivinicoltura, ma in generale di tutte le produzioni agricole, è effettivamente un valore aggiunto notevole, alimentato dal carattere di storicità. Ora, se è vero che, a mio parere, la ricerca, ma questa è una mia opinione personale, quindi registratela come tale, la ricerca del vino pompeiano che è stata fatta non su base di analisi del germoplasma dei resti di viticoltura documentati a Pompei, ma solo esclusivamente sulla base iconografica delle pitture pompeiane, dove gli aspetti fenotipici della pianta, cioè della forma delle foglie e dei frutti, sono stati dedotti dall'iconografia dei vigneti riprodotti nelle pitture pompeiane, che hanno identificato, se non ricordo male, due vitigni, lo Sciascinoso e il Piedirosso, se non sbaglio, che sono stati reimpiantati alla romana nel vigneto appunto a Sulci, che è stato ricostruito esattamente dove si trovava l'antico vigneto presso l'anfiteatro di Pompei. O sull'aspetto del molino celtico, del vigneto celtico del simpatico proprietario del Molino Miradolo, dell'azienda Molino Miradolo di Robbio a Pavia, che per ragioni evidentemente legate all'origine celtica della viticoltura in quelle zone, non solo vinifica al modo celtico, ma imbottiglia anche nei vasi a trottola e vende il prodotto poi in questi bellissimi vasi a trottola. Vi dicevo,
sono due caratteristiche che hanno recuperato vitigni locali, ma non sulla base di analisi del germoplasma. Ecco, questa del germoplasma invece è qualche cosa che non ci ridà lo stesso vino antico, ma certamente ci dà piante e frutti che dovrebbero, in qualche modo, dovrebbero, uso il condizionale, avvicinarsi come gusto e come produzione al vino antico. Domande? Tutto chiaro? Prego. Mi dica. Allora, questi progetti di cui ci ha appena parlato e che sono anche molto corposi, cioè si tratta di una mole enorme di lavoro, di tempo che c'è stata spesa ovviamente, sono stati poi recepiti dalle istituzioni e ad esempio si è creato un indotto anche turistico da questo punto di vista, oltre che questo prettamente produttivo di reinserimento di alcune specie, di recupero, diciamo, di varietà antiche. Sì. Dal punto di vista invece più prettamente turistico, fruibile, quindi per chi non sia... Perché immagino che ovviamente un discorso del genere è sempre di nicchia, cioè diceva lei prima si produce... Beh, però è una delle caratteristiche che aggiunge un forte valore aggiunto storico alle produzioni vitivinicole locali. A Scanzano, per esempio, tutte queste popolazioni di vite selvatica rappresentano una forma superstite di biodiversità assolutamente importante dal punto di vista genetico, che va in qualche modo tutelata. Ci pensa da solo a conservarsi crescendo vicino ai fiumi, naturalmente ai corsi d'acqua. Però l'idea della valorizzazione è quella di creare degli itinerari alla scoperta delle popolazioni della vite, per esempio, e di far vedere come la popolazione a livello naturale, per esempio, perpetui una forma di coltivazione oggi visibile a livello naturale, che è quella antica della vite maritata, per esempio, in connessione con il progetto del vigneto etrusco, che ha bisogno di cura e manutenzione e che quindi deve essere in qualche modo affidato a un privato. Il progetto Archeovino prevede però anche, costruzione a livello locale, la ricostruzione, anzi, degli impianti di produzione etruschi e romani della spremitura del vino, degli impianti di spremitura. Prevede il concetto di ricostruzione della cantina etrusca attraverso le tipologie di anfore che evidentemente facevano parte della produzione e che erano un po' le bottiglie, no? In cui si imbottigliava il vino per il trasporto a lungo corso, quindi transmarino del vino. E poi, se mi consentite, questa è la mia idea sempre che ho avuto nel cassetto e che non so quanto sarà realizzabile, vorrei parcheggiare nella laguna di Orbetello una nave etrusca in scala 1-1 piena di anfore vinarie pronte per salpare le vele e per andare nella zona celtica. È chiaro che, voi capite, si tratta in questo caso di... rasentiamo la disneificazione, d'accordo, la rasentiamo, però di questo ne sono perfettamente convinto e cosciente. Però capite che non facciamo altro che dare un senso, di attualità e di contemporaneità a quelli che sono effettivamente assolutamente dati storici incontrovertibili. Cioè, se la zona della Valle dell'Albegna è il Chianti dell'antichità, e se oggi nel Chianti dell'antichità, scusate, recupero arrivo subito e se oggi nel Chianti dell'antichità insiste una strada del vino che ovviamente raccoglie i comuni di Monte Argentario con la laguna di Orbetello, eccola qui, raccoglie Scanzano, raccoglie Manciano dove c'è Marsiliana che ha le sue fornaci di anfore tipo P3B, raccoglie la zona più interna fino ai comuni dove si trova, ecco, Sempreoniano, nel cui comune si trova Podere Tartuchino, la zona che è stata scavata con un sito produttivo etrusco con l'impianto di spremitura dell'uva. Ecco, non vedo dove ci sia sostanzialmente, che male ci sia a rivitalizzare queste attività proponendole
in una forma che sia effettivamente ben percepibile a livello locale da un pubblico non esperto di archeologi, quindi da un semplice pubblico di visitatori, e che poi soprattutto possa costituire dei punti forti di valore aggiunto per due aspetti. Per il turismo, è chiaro che se io ancoro una nave etrusca in scala 1 a 1 nella laguna di Orbetello, qualcuno sarà incuriosito per andarla a visitare, mi immagino, d'accordo? Oppure costruisco una casa etrusca con l'impianto di spremitura dell'uva all'interno, qualcuno sarà incuriosito per vedere come funzionava questo impianto di spremitura. Oppure produco del vino, sia pure in produzione di nicchia, che però mi dice che in quella zona, cioè che la vocazione vitivinicola di quella zona non comincia nel XVIII secolo, ma inizia nel VI secolo a.C. Evidentemente io contribuirò a costruire valore aggiunto e contribuirò soprattutto a fare che cosa? A lavorare in sintonia con le aziende della zona e quindi ad avere, vi dicevo inizialmente, questo rapporto con la contemporaneità che a mio parere tanto manca nel nostro lavoro quotidiano dell'archeologo. Questo è il punto. Mi date qualche minuto per fare una sosta? Qualche altra domanda che ascolto volentieri? Io ho una domanda. Prego. Quale sarà la relazione con le scuole? Come hanno percepito questo progetto relativamente alla strada del vino? Cioè, sono state interessate? Hanno fatto delle domande per effettuare dei sopralluoghi, delle visite, dei laboratori? Ma certamente lo stiamo presentando a livello locale, per cui, come diceva la collega, noi abbiamo presentato a livello locale, abbiamo ricevuto attenzione soprattutto dalle amministrazioni comunali e dall'amministrazione provinciale. Ecco, l'amministrazione provinciale di Grosseto ci guarda con un certo interesse, perché? Perché loro hanno, e anche la regione toscana, devo dire, hanno allo sviluppo una serie di progettazioni e di, insomma, stimolano bandi per la progettazione nel settore agri-food cosiddetto, che è piuttosto interessante, e dove identificano tra le linee produttive, oltre a quelle ovviamente di sviluppare know-how a contatto con le aziende, che oggi è considerata, come sapete, una delle caratteristiche diciamo vincenti per avere un progetto finanziato, soprattutto quello di pensare a forme di valorizzazione e tutela del paesaggio, e di conservazione e valorizzazione del paesaggio toscano, per esempio. La provincia di Grosseto e la provincia di Siena stanno concertando insieme un bando LIFE, per esempio, sulla comunicazione dei risultati dei progetti che vogliono e che intendono tutelare le forme di biodiversità dell'ambiente, promuovendone la conoscenza. E quindi i nostri lavori sono perfettamente in linea con questi bandi della LIFE. Considerate che la formazione è considerato uno degli elementi forti di queste progettazioni, per cui per esempio il progetto del mio collega Senaro Unvinea ha coinvolto l'Istituto Tecnico Agrario di Siena nella costruzione del vigneto e nel recupero dei vitigni identificati nell'area meridionale del comune di Siena come sopravvissuti probabilmente al Medioevo, per esempio, e quindi creando un impianto che è stato disegnato in una zona particolare della città di Siena, dove esiste già una valle intramuranea che è utilizzata con forme culturali che sono storiche, cosiddette, e con il trasporto di queste piante, di questi vitigni e dell'impianto relativo di questi vitigni all'interno di questo istituto tecnico agrario. Noi abbiamo anche forme evidentemente di sensibilizzazione a livello locale, ma insomma questo è il discorso sostanzialmente. Qualche altra domanda? Volevo farvi vedere su l'altro progetto Eleiva. Cioè il progetto dedicato all'olivo.
Allora, guardate questo progetto, per quanto mi riguarda, io l'ho sviluppato con il collega Fabrizio Vallelonga, che è stato direttore del Museo Civico di Tolfa, attraverso l'analisi dell'archeologia cosiddetta dell'olivo e dell'olio nel Lazio settentrionale, quindi in zona etrusca. La zona dove abbiamo operato è l'area dei comuni di Tolfa e di Allumiere, laddove questo paesaggio, che come vedete è oggi assolutamente interessato dal dissesto idrogeologico, si vede con chiarezza, sono zone argillose, guardate come l'asportazione della coltre degli alberi ad alto fusto ha indotto poi i fenomeni del dissesto, eccolo qua, frane, le zone appunto del flish calcareo portate in luce dallo scorrimento dell'acqua di superficie e via dicendo. Quindi è una zona fortemente compromessa, in cui abbiamo capito che l'inizio delle forme del dissesto non sono moderne, ma datano già in epoca etrusca. Perché? Perché gli abitati etruschi che abbiamo scavato in zona sono tutti dotati di mura di terrazzamento, il che ce la dice lunga sul fatto della deforestazione già in epoca etrusca e romana. Capite che il ruolo dell'archeologo a quel punto non è più soltanto quello che trova cocci per terra e riempie le vetrine dei musei, è anche quello che ti dice, che dice all'agronomo, al geologo, al pedologo: guarda che qui il dissesto è cominciato nel VI secolo a.C., perché te lo diciamo sulla base dei dati registrati nell'evoluzione del paesaggio. E soprattutto guardate come da una banalissima interpretazione di Google Earth, queste sono le cartografie di Google Earth, quindi accessibili a chiunque, guardate come, ovviamente scusate, è la zona che conosco perché l'ho battuta metro a metro sul terreno, ma guardate come sul Google Earth riesco a riconoscere o le strutture rurali etrusche e romane o, come penso, i muri di terrazzamento delle colture, come penso più opportuno. Queste zone sono tutte zone interessate da siti rurali di epoca etrusca e romana. E guardate gli olivastri come tempestano il paesaggio circostante, ancora perfettamente visibili. Sono piante di olivo, presumibilmente reinselvatichite, da antiche colture di epoca etrusca e romana. Su di queste ancora non abbiamo avviato l'analisi del germoplasma, ma è chiaro che il livello di conservazione della zona è tale, non ci sono insediamenti umani, per cui è largamente possibile che queste siano le forme reinselvatichite dell'oliveto etrusco o romano. E guardate, incredibile a vedersi, io non ci credevo quando l'ho vista, una bellissima villa romana con materiale tardo antico di età prima metà del V secolo a.C., a giudicare dai pochi cocci che vediamo in superficie. Queste sono le murature perimetrali della villa, la base del frantò, io pensavo che fosse un impianto di spremitura per l'olivo, semplicemente per un motivo, perché ci troviamo a quota 343 sul livello del mare, quindi è una zona abbastanza elevata per l'area dei Monti della Tolfa, ma comunque vedremo come l'olivo sarà presente nella zona. Oggi non è assolutamente antropizzata, questa è la zona, c'è la base di un impianto presumibilmente per la spremitura della polpa delle olive, e guardate l'olivastro come svetta qui praticamente a 50 metri sotto la villa. Se voi analizzate il terreno, eccolo qua, guardate i muri di sostruzione, i muri di terrazzamento di età, immagino, tardo-romana, che ancora sono perfettamente visibili nella zona. È un sistema a terrazze che per me, dal punto di vista prima della ricerca e poi dal punto di vista della valorizzazione, potrebbe avere un significato straordinario. Voi immaginate soltanto a scavare un sito del genere e a riportare e a restaurare i terrazzi, il paesaggio originale agrario del V secolo d.C. Per me un dato assolutamente unico che, capite, aggiunge valore a che cosa? A una zona che oggi non è tanto una zona di produzione olivicola, ma che in qualche modo potrebbe, per esempio, reinventarsi delle produzioni di nicchia giustificate su un perfetto valore storico, archeologico, confermato dal dato archeologico. Osservazioni?
Domande? Allora, è chiaro che se vogliamo arrivare alla conclusione di tutto quello che ci siamo detti oggi, io credo che a questo punto due, forse tre parole siano la chiave di lettura di questi fenomeni che abbiamo visto, che abbiamo tentato di analizzare e che possiamo in qualche modo cercare di trasportare, io direi nella maggior parte delle regioni italiane, laddove naturalmente esiste la possibilità, e nelle regioni dell'Italia meridionale secondo me si tratta di assolutamente regioni straordinarie dal punto di vista della conservazione del paesaggio archeologico. Allora, uno è quello di lavorare in modo integrato tra le discipline. Voi avete capito che una disciplina sola non basta. L'archeologia da sola non basta per spiegare in modo scientifico, che non sia disneificato, questi fenomeni di valorizzazione, questi fenomeni, diciamo così, complessi di coltivazione. Ci vuole una stretta integrazione con altre discipline. Due, quante volte ho usato la parola paesaggio oggi non lo so, ma è chiaro che diventa una struttura importante del lavoro che dobbiamo fare a tutti i livelli, antropologico, storico, artistico, archeologico. Non ho trattato il problema del progetto del collega Ciacci sulla la storia della vitivinicoltura nella città di Siena, perché lì invece il concetto dell'iconografia nell'arte della viticoltura e dell'olivicoltura invece è un concetto assolutamente importante tra le metodologie che sono alla base proprio di quel progetto, nell'analisi della coltivazione della vite attraverso e dell'illustrazione del vigneto attraverso l'arte senese, per esempio. Tre, il concetto di sviluppo legato a forme di integrazione tra la ricerca scientifica e l'imprenditoria pubblico-privata. Cioè, laddove noi forniamo e alimentiamo l'imprenditoria privata con un valore aggiunto che è sviluppato dalla nostra ricerca archeologica, possiamo certamente sperare che la gestione poi dei risultati possa in qualche modo trasferirsi nella produzione di tipicità. Capite che cosa voglio dire? Cioè di un vino, per esempio, tipico, di un olio tipico, proprio perché analizzato, sviluppato, creato sulla base perfettamente scientifica. Anzi, dove la ricerca ha aiutato l'imprenditore locale a capire prima il paesaggio, a sensibilizzarlo per la sua difesa, a stimolarlo nella creazione di prodotti nuovi oggi, ma vecchissimi per tradizione. Dal punto di vista conclusivo, ecco, la gestione che noi abbiamo di questi progetti ci può portare a forme poi di finanziamento e di, in conclusione, di allargamento delle potenzialità di analisi che abbiamo per valutare diciamo il finanziamento dei progetti archeologici strettamente legati ai progetti di valutazione delle risorse naturali, che in qualche modo, per esempio nei progetti europei LIFE, cosiddetti LIFE, possano trovare risorse per la comunicazione dei risultati e quindi per il finanziamento, per esempio, di mostre archeologiche, per esempio di convegni dove l'archeologia è strettamente legata alla forma di trasmissione dei dati relativi al paesaggio, alla pianificazione del paesaggio, alla conservazione del paesaggio. Volevo chiudere sulla questione che vi ho trattato stamattina del progetto di Marsiliano D'Albegna che ci ha costretto a pensare, proprio a inventare una forma di gestione della ricerca archeologica in stretta collaborazione con la direzione della Soprintendenza per i beni archeologici della Toscana, che è stata avviata nel 2002 e che è ancora in corso,
Come vedete, la direzione del lavoro è appunto effettuata dalla soprintendenza, l'Università di Siena, nella persona di chi vi parla, ha la direzione scientifica e la gestione dei servizi a livello locale della logistica, quindi sostanzialmente la gestione dei campi archeologici, è effettuata dalla Onlus Etruria Nova. Collaborano il Comune di Manciano, l'operazione è gestita in collaborazione con la tenuta marsiliana dei Principi Corsini e ha il patrocinio della provincia di Grosseto. Ecco, questo è il quadro che si è presentato nel 2009 con la necessità di cambiare sostanzialmente, una volta esauriti i finanziamenti dell'Ateneo, di cambiare la forma del lavoro e quindi le forme di partenariato con una associazione che ovviamente ha firmato i suoi rapporti di collaborazione attraverso una convenzione con la Soprintendenza per i beni archeologici per la Toscana e con l'allora Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti dell'Università di Siena, rappresentato appunto da chi vi parla, che collaborava per la direzione scientifica del progetto. Un progetto, vi dicevo, avviato in stretto rapporto tra la Soprintendenza e l'Università di Siena. Da questo punto di vista la formula interessante è questa, cioè che a partire dalla campagna di ricerca 2009 il lavoro sul campo è svolto con la formula del campo internazionale di ricerca archeologica condotto da Etruria Nova sulla base di un accordo, di collaborazione, non di una convenzione tecnico-scientifica, siglato con la soprintendenza e con la direzione scientifica dell'Università di Siena. Al lavoro di ricerca nel 2009 hanno preso parte circa 100 partecipanti, con gli anni di crisi poi si sono leggermente sedimentati in basso questi partecipanti, formati da studenti di archeologia, archeologi e volontari. In ogni caso questa situazione riflette il campo di ricerca internazionale del 2009, provenienti da 18 nazioni europee ed extraeuropee, insieme a studenti ed archeologi dalle università italiane, che naturalmente sono sempre bene accetti. È chiaro che il campo è autofinanziato dai partecipanti, cioè chi partecipa a una, due, tre settimane o più settimane di lavoro archeologico riceve vitto alloggio presso un agriturismo che ovviamente è di livello piuttosto elevato, attraverso la corrisponsione di una quota associativa presso la Onlus e naturalmente pagando il vitto e l'alloggio con un prezzo forfettario ovviamente preconcordato tra l'associazione e l'agriturismo. E riceve da parte dell'Università di Siena formazione sia sul cantiere di scavo che in laboratorio, quindi con lezioni di introduzione all'archeologia preromana e naturalmente agli aspetti della civiltà etrusca a livello locale nell'area di Marsiliano d'Albegna. Come vedete, un'operazione del genere non sarebbe possibile senza l'apporto di tutte le aziende della zona o di gran parte delle aziende della zona che, bontà loro, hanno voluto contribuire non con denaro ma con per esempio derrate alimentari al sostentamento di questo nutrito gruppo di archeologi che per circa due mesi o più mesi, c'è stato un anno in cui siamo riusciti a fare tre mesi di presenza sul campo, mi pare nel 2010, consentono appunto di svolgere un lavoro che altrimenti di questi tempi sarebbe assolutamente impossibile neppure concepire sostanzialmente. Io avrei concluso qui. Se ci sono ulteriori osservazioni e domande, sarò lieto di rispondere. Che probabilmente, diciamo, avendo avuto più momenti di confronto, insomma, le cose che, diciamo, ci siamo detti
le domande che avevamo, i dubbi o comunque le curiosità, sì, le abbiamo già espresse. Va bene, da parte mia vi ringrazio dell'attenzione. Prima di tutto mi ha fatto piacere vedervi e incontrarvi. Devo dire che era tempo che non vedevo un pubblico così ampio, nutrito e curioso, diciamo, da questo punto di vista, e soprattutto mi auguro che da parte mia ciò che ho detto sia stato utile per la vostra formazione, per l'approfondimento di alcuni tematismi e naturalmente per il possibile trasferimento di buone pratiche, se vogliamo definirle così, anche qui nella Regione Puglia. Sì, infatti era proprio questo il nostro intento, come ci siamo detti, e quindi sicuramente oggi abbiamo ricevuto una serie di stimoli, magari di progetti che in parte conoscevamo essere in fase di avvio, adesso insomma vedere anche un po' come sono evoluti o comunque che prospettive danno, ci fanno comunque riflettere. D'altronde il nostro territorio, come diceva anche lei, non è troppo dissimile. Assolutamente. Come caratteristiche, come insomma tradizioni anche gastronomiche, enologiche. Grazie a tutti. Thank you.